Ciao, oggi preparo il pane tipo pugliese. Gli ingredienti sono 1 kg di farina tipo 0, 700 ml di acqua, un cucchiaio colmo di miele, 14 g di sale e lievito di birra 5 g. Impastiamo tutti gli ingredienti e mettiamo a lievitare in frigorifero anche tutta la notte. Ho impastato e lavorato bene per circa 20 minuti il mio pane. Adesso copro con la pellicola e metto a lievitare in frigorifero per almeno 8 ore. L'impasto del pane è bello lievitato. Adesso lo divido in due e una parte la metto in questa ciotola con un canovaccio. Prima però devo spolverare con semola di grano duro. Ho messo l'impasto dentro la ciotola, ho infarinato bene con la semola di grano duro, adesso copro e lascio lievitare ancora, fino al raddoppio. L'impasto del pane è bello lievitato, adesso lo metto sulla teglia con carta forno e inforniamo a 220 gradi per i primi 10 minuti. Dopo proseguiamo a 200 gradi per un totale di un'oretta. Adesso in forno. Il mio pane è pronto. Lo tagliamo così vediamo com'è fatto dentro.